Soppressivo che è il numero 3, prima firma consigliere Corrado. Aggiungo anche che il consigliere De Chirico si è allontanato dall'aula, quindi dobbiamo sostituirlo come scrutatore e nomino il consigliere De Pasquale. Consigliere Corrado, prego. Grazie Presidente. Il senso del discorso, della questione che abbiamo posto è appunto la circostanza che non vediamo la necessità di effettuare una permuta un domani. Quindi riteniamo che oggi non vi sia la necessità di determinare le perizie. Dice l'assessore Tasca che avrebbero potuto farlo senza passare da questo consiglio. Sono responsabilità politiche, sono scelte. Ma se si passa da questo consiglio si deve accettare quella che è la volontà e le indicazioni di questo consiglio. Al di là di questo, mi permetto un inciso perché è doveroso in questo contesto. Io non ho detto che non si deve o non si può finanziare nuove opere con delle dismissioni. Questo ci può stare quando sappiamo prima quali sono le opere, quando sappiamo prima cosa si intende realizzare con quel denaro. Perché se c'è la volontà di giungere ad un determinato risultato, allora si fanno delle dismissioni, quando il risultato è previamente condiviso. Recuperare dei soldi per poi fare delle opere non ben definite non ha molto senso. Tornando quindi all'emendamento in maniera esplicita, il nostro desiderio, la nostra richiesta è quello di eliminare la parte della delibera che riguarda le perizie. Per il semplice motivo che noi vediamo alcuna necessità oggi. Se poi si vorrà discutere, così come qualche altro consigliere di opposizione ha proposto, sull'intera gestione patrimoniale del demanio di proprietà del comune, e quindi poi si vorranno fare valutazioni diverse, lo si potrà fare in